Stiamo solo aspettando veramente la volata, la conclusione della prima gara della giornata di Pasqua, la categoria esordiente del primo anno, che vedeva diversi atleti, abbiamo detto 49 atleti che hanno preso il via, e vedremo anche la volata finale di questi atleti. Vediamo il vento, come potete vedere, non mancava, lo possiamo veramente vedere anche dalle piante che si muovono. Siamo già con le immagini, con la tosta telecamera fissa, che sta prendendo in fondo al dirizzone. Kovacs al comando, alle sue spalle Agnini, vediamo se si studieranno. Kovacs però sembra continuare, non si volta, si volta in questo momento l'atleta da Coltano Gruppo e Costruzioni. Vediamo chi lancerà per primo la volata. Lancia Kovacs, parte Kovacs, parte Kovacs, Agnini gli rimane sulla ruota. Kovacs lo va a affiancare ora Agnini, Agnini lo va a affiancare. Kovacs si mette a sedere, continua nella sua azione. Edoardo Agnini è già davanti, vediamo, va a vincere Edoardo Agnini del team Valdinievole, davanti a Duccio Kovacs della Coltano Grube Costruzioni. È volata per il terzo posto, maglia del Velo Club Empoli, e Marco Micheli in testa al gruppo, nettamente davanti, dovrebbe andare a cogliere la terza posizione senza alcun problema. Quindi terzo posto, vediamo, prova la rimonta anche Tarabori, quindi terzo posto per Marco Micheli, quarto Lorenzo Invernizzi del team Serio, quinto Lorenzo Luci del Velo Club Empoli, sesto Emanuele Tarabori del gruppo sportivo Vianova, settimo Niccolò Nieri della Bessi di Calenzano, ottavo Alessio Puccioni della San Miniato Ciclismo, nono Tommaso Fogli della Empolese, decimo Leonardo Pavi degli Innocenti della Empolese. Qui vediamo la volata, partito prima in anticipo, però purtroppo quando si è davanti e si parte si dà un grande vantaggio a chi è dietro. Edoardo Agnini è riuscito a passare. Con queste immagini andiamo alle interviste di rito. Edoardo Agnini, team Valdinievole, allora, grande prova per te, sei riuscito ad agganciarti a Kovacs e a poi a trionfare, complimenti. Grazie mille, ringrazio la squadra e l'allenatore che negli allenamenti ci fa delle grandi preparazioni. Ho visto Kovacs che si era allungato al gruppo e ne sentivo nelle gambe, allora ho provato ad attaccarmi e gli ho detto di andare via e siamo riusciti a portare via questa grande fuga. Nel giro finale ovviamente anche le energie erano un po' contate, quanto ha influito ovviamente un po' il vento? Sì, c'era vento specialmente in una parte dove le gambe sembravano come se morissero. A chi si dedica questa corsa oltre al direttore sportivo? Ai genitori e agli sponsor, i miei grandi compagni di squadra. Duccio Kovacs, Coltano Grube Costruzione, allora, è dalla prima gara che ci provi ad andare in fuga e a portarla via, finalmente un tentativo è andato a buon fine, mancava solo la vittoria. Sono contento, però sono un pochino amareggiato perché sono arrivato secondo per pochi centimetri e è la prima volta che va via una fuga e speriamo che ne vadano via altre. Un percorso che probabilmente ti è piaciuto anche come percorso veloce. Sì, era molto veloce, poi ho fatto la differenza nel tratto controvento, era molto dura anche per il vento, quindi ho provato lì e ho staccato tutti tranne Diego del team Valdinievole che mi è rimasto dietro fino all'arrivo. Marco Micheli, Velo Club Empoli, allora, una buona prestazione per te, purtroppo sono andati via, nell'ultimo giro avevano preso il largo i due fuggitivi, però sei riuscito a vincere la volata del gruppo. Sì, sono andati in via i due fugitivi, abbiamo provato a riprenderli con qualche fuga, però non ci siamo riusciti e alla fine è andata così. È stato un po' anche un percorso difficile perché c'era il vento ovviamente, no? Che ha fatto anche un po' da padrone. Sì, abbiamo provato a recuperarli, però c'era troppo vento e non ci siamo riusciti.